Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul Server 2. Vi do 3 secondi per indovinare che gioco è questo. 3, 2, 1. Ragazzi, è Dark Souls. No, scherzo. È un giochino di cui vi abbiamo parlato tanto tempo fa. Era uno dei primi videoserie del nostro canale e ovviamente sto parlando di Bulletstorm. Questo Bulletstorm che è uno dei giochi secondo me più divertenti in circolazione. Ora, vi spiego brevemente quello che stiamo cercando di fare. Come potete vedere in questa stanza c'è un nostro amico che ha appena subito un brutto incidente. Metà del suo corpo è leggerissimamente bruciata e quindi noi dobbiamo andarci a procurare delle celle energetiche che serviranno ad operarlo. Si deve fare un'operazione di, non lo so, bisogna rimpiazzare alcune parti del suo corpo in maniera cibernetica, ok? Qui abbiamo i nostri nemici e guardate che dinamiche che ha questo gioco. Calcione. I nostri stivali sono stivali gravitazionali praticamente e hanno questa capacità di rallentare gli oggetti, di farli volare via. Possiamo in effetti uccidere i nostri nemici in tantissimi modi diversi. Vedete? Possiamo sbatterli sui cavi. Questa è ancora la prima fase del gioco, ragazzi, una sorta di tutorial, ma poi le cose diventano ancora più complesse e ancora più divertenti. Quindi un po' di pazienza, ragazzi, arriviamo avanti e vi facciamo vedere di che casino si tratta. Muori! Vabbè, vaffanculo. Sì, questa era una scivolata, ma... ok, me l'ero scordata questa cosa qui. Vedete ragazzi, questo gioco è del 2011, graficamente però è molto faigo, secondo me, eh. Vai via, aspettate che... No! Vabbè, possiamo fare anche queste cose belle. Via. Ormai il gioco è vecchiotto, quindi non si tratterebbe di spoiler. Noi siamo precipitati su questo pianeta insieme a quei tizi lì. Dobbiamo farli fuori in fretta. Quello è un crudelissimo generale che per anni ha mandato me e la mia squadra ad uccidere dei poveri innocenti, semplicemente perché magari sapevano troppo, o magari perché erano scomode, persone scomode, quindi una sorta di assassini su commissione. Però ci spacciava questi poveri disgraziati per dei criminali, quindi insomma li abbiamo sempre uccisi con una certa nonchalance. Invece adesso abbiamo scoperto che ci hanno fatto ammazzare niente poco di meno che un onesto giornalista e quindi abbiamo deciso che i nostri rapporti con questo bastardone dovevano finire. Abbiamo mandato la sua nave a picco e adesso ci ritroviamo insieme ad alcune scialuppe con i suoi sgherri all'interno su questo pianeta che è del tutto sconosciuto. Ecco qua. Adesso noi raccogliamo l'arma che ci darà veramente il potere totale. Vediamo come funziona. Questo è un cappio che ci andiamo a mettere sulla mano. Ok, da questo momento in poi potremo combinare quel bel calcione in faccia che avete visto poco fa con il potere di questo attrezzo. Vai di cappio. Ed è qui è tutto un tutorialone, eh. Stiamo ancora tutorialando. Vedete? C'è gente. Tankete! La possiamo spiaccicare su questa griglia. Che geniale psicopatico! Una volta comprese le meccaniche base, il gioco ti lascia la manina e ti fa fare le cose come meglio credi. Là! Adesso vi faccio vedere come si combina il cappio con altre cose, tipo cappio più calcione. Vedete, si possono fare cose veramente divertenti. Oh 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 oh. Vieni qua, vieni, tizio. Sono tosti i nemici, cioè non è che l'headshottino li butta giù. Ce ne vogliono un paio di headshot. Il fatto che i nemici siano così coriacei ti dà l'opportunità di divertirti molto con loro prima di mandarli all'altro mondo. È tutto fatto apposta per spingervi ad essere un filino sadici, ragazzi. Credo sia piuttosto evidente. Vabbè, ok, il dottore è stato assalito da gente che è riuscita ad entrare dal tetto. Oh, madonna, mi sono cacato sotto. Ecco qua. E adesso hanno fatto irruzione nella nostra nave. Venga qui. Tutti sui cavi, dai, tutti sui cavi a bruciare, su. Affanculo.
È un bordello, lo so ragazzi, ma è una sequenza filmata mista a gameplay, è normale che sia un casino apocalittico. Ok, questi bastardoni adesso prendono il nostro amico e gli fanno un culo come una vasca da bagno. Sembriamo spacciati, ragazzi, sembra che per noi le cose si stiano mettendo molto male, ma per fortuna l'operazione sembra essere riuscita. Il nostro amico Ishii è bello sveglio. Ok, praticamente il dottore ha subito un attacco, non ha potuto finire completamente l'operazione al nostro amico. E il nostro amico si è salvato, ma è per metà cibernetico. Sente dolore, insomma dobbiamo cercare di aiutarlo, ma riesce a controllarsi. E da questo momento in poi il nostro amico Ishii avrà una doppia personalità. A volte sarà simpatico, altre volte proprio no, e cercherà di ucciderci. E questa è una cosa molto carina di questo gioco, secondo me. Avere un personaggio imprevedibile è sempre bello in una storia. Via! Ok, adesso se non ricordo male, ecco, infatti, dobbiamo fare le porcherie proprio come se piovesse. Venite, venite, venite. Sì. Vabbè, qui ti fanno provare un po' questi esplosivi che tra l'altro diventano molto utili un po' più avanti. Ora, io vi dico ragazzi, guardate che cazzo... Guardate che spettacolo. Cioè, non è un gioco banale. Guardate la cura di sti ambienti. Guardate quanto è figo. Questo, ripeto, è vecchiotto, non è che è dell'anno scorso. È del 2011, quindi hanno iniziato a svilupparlo nel 2010. Allora, da queste capsule potete prendere i colpi, potete cambiare alcune cose delle armi, insomma, sono capsule che trovate in giro nel gioco e che sostanzialmente vi danno accesso a una sorta di shop, chiamiamolo così, no? Fa schifo il termine shop, ma purtroppo è così che funziona. Allora, non è ancora disponibile, graffiti, nuovo. Vedi, questi sono le varie sottomissioni che possiamo fare. Uccidi un nemico con un colpo in testa, prendi a calcio un nemico e finisci sparandogli a mezz'aria. Insomma, tutte queste cose qui. Controllo l'oggetto sconosciuto, l'abbiamo controllato. Voi saltate in aria, che è molto meglio. Ok. Vieni qua. Veramente, in questo gioco rimanere senza colpi non è sempre un grosso problema, anzi. Kit di rifornimenti rilevato, vabbè, adesso ti fa vedere che qui puoi potenziamenti, insomma abbiamo i potenziamenti del fucile, acquista caricatore, sì, mi serve, aumenta capacità, ok, perfetto. Abbiamo un bel caricatore grosso, grosso, grosso. Guardate questi cactus, ragazzi, vi fanno venire in mente qualcosa? A me sì. A me fanno venire in mente tante cose sozze. Oh, oh, oh. Ma tu, allora sei vivo, sto giro no però. Vieni a fare la pianta grassa, via. Faccio fare la pianta grassa in lontananza. Eccolo là. Ambientalista, cerchiamo di guadagnarci il... No, merda, merda, merda. Ok, cerchiamo di studiare bene la situazione. Là c'è un tizio e adesso non c'è più. Ok, cerchiamo di studiare bene la situazione. Là c'è un tizio e adesso non c'è più. Ambientalista, vedi? Questa era la cosa che mi dava più spesso. Perché in effetti io sono ambientavaffanculo. È assurdo. Via. Siamo nei quadranti periferici. Non ci sono colonie. Io sento qualcuno che si lamenta. Oh. Sento qualcuno che si lamenta. Eccolo lì. Fanculo. Aspettate che faccio una cosa bella. Mi sono passato dietro. Merda. Allora, aspettate, Qua la cosa migliore da fare è questa. E ho sbagliato perché ho tirato giù il coso, ma non ho combinato un cazzo. Sto giocando a livello piuttosto facile, se non ricordo male, la partita è a livello facile, Muori. Che bordè. Scusa. Vedete, ambientalista. Comunque anche la scivolata è veramente divertente da eseguire. Fanculo. Ah, ancora vivo. Ah, ok, non ti rialzi. Volevo anche vedere. Ok, torniamo a combattere.
in tutta tranquillità. Oh, muori. Calcio proiettile. Apri la porta. Ok, io direi che siamo arrivati alla fine del livello. E adesso c'è una parte bellissima. Se non ricordo male, c'è una parte piuttosto rocambolesca. Però magari ve lo faccio vedere nel prossimo gameplay, perché questo mi sa che è durato anche troppone. È questa che la vai.